un artista, un poeta, un geometra. Ma deve avere tutto un po', no? Tutto, però soprattutto deve essere pazzo dentro del campo, no? Non deve avere paura di rischiare, non deve stare a sentire tutto quello che le dicono, se no per fare tutto quello che le dicono non fa niente, deve creare, fare diventare al compagno il migliore, non solo come gol, sino lo deve far diventare importante al numero 9, al numero 11. Questo credo. Il nostro viaggio nelle storie dei numeri 10 incomincia a Trigoria, nel ritiro della nazionale argentina con Diego Maradona. Questa incursione nella sua durissima e privata preparazione con le più moderne apparecchiature della biomeccanica sono una cronaca inusitata ed eccezionale che smentisce tutti i luoghi comuni sul più grande calciatore del nostro tempo. Certo, quando aveva iniziato nel barrio di Villa Fiorita a Buenos Aires, non avrebbe mai pensato che una partita di calcio si sarebbe preparata così. No, dovevamo correre per i campi dell'Argentina. Comunque mi abituo a quello che ci dà adesso tutto quello moderno, no? Per esempio, io ho conosciuto questo quando sono andato dal monte. E adesso dall'86 dal monte ha creato questa macchina, e perché questo è un nuovo tipo, io avevo la vecchia, comunque mi trovo benissimo. Quando facevi quei lunghi viaggi in autobus con tuo padre, chi te l'avrebbe mai detto che un giorno la tua vita ti avrebbe sottoposto o proposto tutto questo? Sì, questo è vero, mi stava ricordando il numero del collettivo, il numero dell'autobus lì in Argentina era il 28. Lo prendevamo nel puente della Noria fino al Parco Saavedra, che allenavamo con l'Argentino Junior. Avevo 12 anni quando ho cominciato, e mi portava mio padre, che veniva dalla fabbrica alle 3, chiedeva il permesso perché lui usciva alle 4:30, però se usciva alle 4:30 non arrivavamo all'allenamento. Allora chiedeva il permesso alle 3. E andavamo a fare allenamento, mi accompagnava lui, mi ricordo, dormiva, lo dovevo svegliare io fino a dove dovevamo scendere per fare allenamento, poverino. Senti un poco, e a quanti anni si sono accorti che tu eri veramente qualcosa di diverso nel calcio? È difficile rispondere perché tu sai che io non mi sento diverso, forse ho fatto qualche gol più bello di un altro giocatore, però non mi sento diverso, mi sento che posso correre, mi sento che posso giocare libero, però diverso è molto strano. E a quanti anni sei arrivato in una squadra diciamo consistente dove hanno incominciato a pagare? Ma guarda, a me mi hanno cominciato a pagare qualche cosa quando avevo 13 anni, mi davano per il biglietto dell'autobus. Già passava il conto. No, io a volte non avevamo soldi per pagare il biglietto dell'autobus e ho cominciato a non andare all'allenamento. Già a quell'epoca già mancavo a certi allenamenti, però era perché a volte non avevamo i soldi come per pagare il biglietto dell'autobus, e non mi vergogno perché è una cosa normale, no? Era meglio avere il piatto per mangiare che in quel momento pagare un biglietto dell'autobus. Senti, la tua partita di esordio nella Serie A argentina te la ricordi? 20 di ottobre del 1976. Sì, come non mi ricordo. Tagliere di Cordoba, abbiamo perso 1-0. Però ho fatto due tunnel subito. Il primo che 15 anni avevo. Il primo che mi è venuto a fare il pressing, l'ho fatto un tunnel subito lì, ho rotto il ghiaccio. A quel tempo ti parlavano di tattica, di come dovevi giocare, o giocavi solo come un ragazzo che aveva solo un grande istinto, che aveva una libertà selvaggia di fare quello che voleva? Sì, tu hai detto bene, io avevo una libertà selvaggia di fare quello che volevo io. Il mister, mi ricordo Montes,
già mi ha detto, vedi se puoi solucionare questa partita, perché perdevamo 1-0 con un fortissimo Talleres de Córdoba che aveva grandi giocatori, Ludueña, Valencia, Alderete, tutti i giocatori grandissimi. Tu eri dell'Argentina Junior. Argentina Junior. Comunque non ho soluzionato niente perché abbiamo perso 1-0, però l'esordio mio è stato positivo. C'era mamma e papà allo stadio, c'erano? Sì, io mi ricordo che no, non facevamo ritiro. Io sono uscito e stava tutta la famiglia lì e mi ha messo la miglior camicia, il miglior pantalone. E sono andato in treno fino a Pompeia, ho preso il 135 fino al campo dell'Argentino Junior. Siamo stati lì, abbiamo mangiato insieme alle 11, siamo andati per il campo. A pazzo a me non mi gana nessuno, a loco non mi gana nadie. Come pazzo non mi frega nessuno, afferma Maradona, e sembra un proclama mentre l'istruttore Fernando Signorini aumenta i pesi della sua fatica. Agarrate bene, agarrate bene. Esce numero 10 o si scopre a un certo momento che sei un numero 10? No, sì, io credo che si nasce per il ruolo che uno disempegna in campo, perché tu hai visto che i numero 10 ci sono nella storia pochi ma buoni. Io voglio essere nella storia del calcio un 10, non so se è il migliore o il peggiore, però comunque sono un 10. Ultima 10? Ok. 6, sì? Io te allentava sin saber perché. E come uno inventa il suo modo di giocare, la sua interpretazione del ruolo? L'hai scoperta a 15-16 anni o più avanti? Cosa dovevi essere in campo? No, io ti dicevo prima che amato non vince nessuno con me. Io comunque, come sono nella vita, sono quasi in campo, libero. Mai io ho lasciato che un mister faccia la scelta del ruolo, mai ho lasciato che mi dicano qualcosa, no perché gli manco del rispetto all'allenatore, sino perché io so che mi sento meglio così, libero in campo, libero. Anche quando avevi 16 anni? Sì, sì, ti ho detto che a 15 anni già l'allenatore Montes mi ha detto vai a soluzionare questo il problema che stavamo perdendo. No, non ho fatto una soluzione, però ho fatto quello che volevo io. Mi sono divertito in campo, ho giocato come faccio oggi, senza mancare di rispetto a nessuno. Quando hai incominciato a essere il Maradona, quello che veramente fa la differenza? 18, 19 anni in Argentina Junior ancora? Ma Gianni, sai, io secondo voi giornalisti, non dico tutti quanti, no? Neanche a te perché non sei di quella categoria, però tutti quanti dicono Maradona ha cominciato a essere Maradona quando ha vinto, qualcosa. Io non sono però neanche il 2% d'accordo con questi, perché io sono stato Maradona lottando la retrocessione con l'Argentino Junior, e questo sembra che alzare una coppa determini quello che sei tu nella vita, praticamente, perché una coppa significa essere buono, essere il migliore, ma quando perdi anche continui, secondo me, continua a essere te stesso.